La Zach Review. Zach Review. Guardate la Zach Review. Zach Review. Guardate la Zach Review. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale ai nuovi e vecchi vapers. Dopo la pausa estiva è tempo di tornare pian piano alle nostre care amate review. Oggi vi parlo di una box IO che avete visto più volte nelle mie ultime live, diciamo notturne, di cui mi avete chiesto in tanti appunto diverse informazioni in merito, tra cui un mio caro amico Antonio, che saluto, che insomma si è innamorato insomma di questa box IO. Allora, questa IO si chiama BM40 ed è realizzata da Mac Vape insieme a Mr. Just Right. Non ho la confezione, l'ho ricevuta così per appunto per testarla. Comunque nella confezione trovate la box IO, il manuale di istruzioni che purtroppo non ho diciamo ricevuto, e vabbè, il drip tip con il nuts. Allora, qui vediamo, prima di tutto vi dico che è realizzata diciamo interamente in plastica, ha delle dimensioni davvero molto molto ridotte. In questa prima, diciamo, da questo lato abbiamo lo sportellino con l'apertura per poter visionare il Borotank, con la fessura anche qui per l'ingresso appunto dell'aria. Lo sportellino si apre ed è diciamo tenuto fermo dai magneti, e qui c'è l'alloggiamento per il Borotank. Sul fondo qui, come vedete, c'è il nome con chi l'ha realizzata. Andiamo a rimettere lo sportellino. Da questo lato abbiamo i fori per l'ingresso dell'aria. Poi da questo lato abbiamo questa parte che non è uno sportellino classico come tutte le altre IO, non è rimovibile, con l'uscita USB Type-C per la ricarica. Questa parte, come avete visto anche qui, è realizzata in questa texture diciamo zigrinata che trattiene un po' tutto, ecco, diciamo così. È bella da vedere, però questo piccolo difetto che trattiene un po' di tutto, ecco. Comunque andiamo avanti. Da questo lato abbiamo il tasto fire, accensione e spegnimento, con un piccolo display OLED, e qui abbiamo il tasto più e il tasto meno. Per quanto riguarda la plastica in cui è realizzata, è un po' lucida e trattiene un po' le ditate, diciamo. Nella parte superiore abbiamo questa parte che è l'unica praticamente in alluminio, con il nuts ed il drip tip con attacco 510 inserito. Vado a togliere il drip tip. Qui abbiamo, come avete visto, il nuts con questi quattro incassi che ci permettono di inserire il drip tip. Come vedete, qui ci sono i quattro dentini, quindi andiamo ad inserire in questo modo e possiamo svitare direttamente il nuzzo, non abbiamo bisogno di altre chiavi e chiavette, insomma. Il drip tip, come vedete, questo qui è l'unico che troviamo in confezione, molto è basso, però è comodo comunque ed è anche carino da vedere, e il foro diciamo che è ampio, anche se io appunto la utilizzo in MTL e va bene, non è troppo largo il foro, ecco. Andiamo a rimettere. Poi sul fondo invece abbiamo solamente i marchi CE, marchio smaltimento. Andiamo a rimuovere di nuovo lo sportellino. Vi faccio vedere che si può tranquillamente inserire un Borotank, qualsiasi Borotank vanno, li possiamo appunto inserire. Vado a svitare il nuts. Ok, come vedete va tranquillamente. Avvitiamo nuovamente drip tip con il suo nuts e possiamo andarlo a chiudere. Ok, l'ho stretto per bene. Vado a rimettere lo sportellino e come vedete da qui, io ora sto utilizzando il Kaifun BB, comunque da questa finestrella possiamo vedere
il nostro tank. Questa BM40 ha una batteria integrata da 1100 mAh e, come vi dicevo prima, ha delle dimensioni davvero molto ridotte. Questo grazie anche al fatto che appunto ha una batteria integrata. Ve la metto a confronto con una Pulsaio Mini e qui, come vedete, si nota subito le sue dimensioni davvero molto piccole. Ve la faccio vedere anche a confronto con una Dotaio V2, che di per sé è già piccolina anche questa, e insomma si vede nettamente più piccola questa. Piccolo spoiler, nelle prossime review vi parlerò della Dotaio V2 Nero Limited Edition. Per accendere, classici 5 click del tasto Fire, qui abbiamo il logo MacVape, e poi sul display ci escono tutte le informazioni necessarie. Vediamo qui a sinistra l'indicatore della batteria, il valore in ohm della coil, e qui abbiamo il valore in volt. Poi, a numeri un po' più grandi, al centro abbiamo il valore in watt che andiamo ad impostare. Qui poi abbiamo la P, che sta per la modalità di utilizzo, e dopo vi faccio vedere. Per quanto riguarda la regolazione, come vedete va di 0,5 watt per volta e ha una potenza massima di 40 watt. Poi, per tornare indietro, dobbiamo premere di nuovo meno, appunto. Vado a rimettere come stava. Per entrare nel menu, classici 3 click, e qui abbiamo la modalità watt, la modalità volt, la modalità temperatura, quindi potete anche utilizzare il controllo della temperatura, e la modalità bypass, che serve per come se la rendiamo meccanica, diciamo. La modalità watt l'avete vista poco fa. Modalità volt, se andiamo a premere possiamo regolare appunto i volt. Temperatura, abbiamo i classici, diciamo, tutti i vari fili. Ora io non sono un intenditore del controllo di temperatura, però sappiate che potete utilizzare, volendo, anche questa modalità. Quindi andiamo a mettere su no e lasciamo stare. Torniamo nel menu, andiamo su bypass e possiamo utilizzarla anche appunto in questo modo. Vado a rimettere su watt. Oltre a queste regolazioni, possiamo premere contemporaneamente il tasto più e il tasto meno e andremo a bloccare i tasti, solamente il tasto più e il tasto meno, perché quello Fire continuerà a funzionare. Andiamolo a ripremere e andremo a sbloccare i tasti più e meno. Come vedete qui, è possibile acquistare separatamente questi 3 Boro Tank con coil non sostituibile, e abbiamo qui questa da 0.4 ohm, questa da 0.6 ohm e questa da 0.8 ohm. Sono tutte e tre a mesh e contengono 4,5 ml di liquido. Bene, l'avete vista da vicino in tutti i suoi dettagli e tutte le sue caratteristiche. Parto col dirvi che la sto utilizzando da diverso tempo, perché considerate che non è, diciamo, uscita da pochissimo, è uscita già da un po'. Io non ho avuto modo di fare la recensione prima, quindi l'ho testata per bene, la sto utilizzando da tanto. Vi dico, mi sta piacendo tantissimo. La cosa che mi piace maggiormente è che è davvero molto piccola e compatta, e considerate, sembra un piccolo giocattolino, però all'interno possiamo utilizzare dei Boro Tank con i migliori atomizzatori che abbiamo per appunto Boro Tank. Come avete visto, io lo sto utilizzando con un Kaifun BB, quindi abbiamo un piccolo giocattolino con un bel motore, ecco, con un bel Kaifun o quello che preferite, i vostri RBA preferiti. Per quanto riguarda il tasto Fire, funziona perfettamente, abbiamo questo piccolo display, ci dà tutte le informazioni. Tasto più e tasto meno, che non sono sporgenti come il tasto Fire, quindi possiamo anche, diciamo, non bloccarli, difficilmente si vanno a premere. Qui abbiamo l'uscita USB Type-C, la ricarica, avendo una batteria da 1100 mAh, comunque avviene abbastanza rapidamente. Il drip tip è abbastanza comodo, tra l'altro, se non sbaglio, in commercio si possono, sempre della stessa azienda, acquistare dei drip tip diversi. Questo, diciamo, che per l'MTL è un po' al limite, ecco, però a me sta piacendo, non mi dispiace come drip tip. Le prestazioni sono buone, ovviamente avendo 1100 mAh di batteria non vi dà una
una così alta spinta in confronto ad altre boxaio con la batteria sostituibile, ecco. Però per un MTL io mi sto trovando bene, non mi dà problemi. Per quanto riguarda questi Boro Tank con coil non sostituibile, che come vi dicevo, se volete potrete acquistarli separatamente, ho avuto modo di provarli tutte e tre. Queste qui che vedete, vabbè, sono nuove. Ho un altro, ne ho avute due per, quindi le ho già utilizzate tutte e tre. Vi devo dire che a livello di resa aromatica vanno abbastanza bene. L'unica cosa che sinceramente mi è dispiaciuta è che questa qui da 0.8 ohm, diciamo, non la regolazione dell'aria e il pin, insomma, per come l'hanno impostata, purtroppo entra troppa aria, quindi non va benissimo per l'MTL, rimane un tiro di guancia molto aperto, possiamo dire così. Però ripeto, diciamo, a livello di resa aromatica va bene, magari non vanno benissimo appunto per l'MTL, potrete utilizzare per il flavor ristretto, insomma, magari queste qui da 0.4 e diciamo anche questa qua da 0.6. Tornando alla nostra AIO, alla nostra BM40, ripeto, io mi sto trovando davvero molto bene, fa il suo, si comporta bene, funziona bene, ripeto, mi piace tantissimo che è molto piccola, io la metto tranquillamente in tasca e non la sento neanche perché è anche molto leggera, o nel borsello, insomma, è davvero molto comodo da portarsi dietro, ecco, ripeto, è un piccolo giocattolino, insomma, molto molto bella e molto comoda. Tra l'altro è disponibile in tre colorazioni, questa qua è quella nera, poi abbiamo quella bianca che è davvero molto bella e poi abbiamo quella grigia. Per quanto riguarda la batteria, ripeto, è da 1100 mAh e a livello di durata più o meno, diciamo che arriva, io sono arrivato a tardo pomeriggio, poi ovviamente dipende sempre da come la utilizzate, però forse l'intera giornata fino, diciamo, a sera, se la utilizzate dalla mattina, non arrivate proprio a sera tardi, ecco, però pomeriggio o tardo pomeriggio riuscite ad arrivare. Insomma, io vi dico, è bella, comoda, piccolina, funziona bene, quindi io ho una chance, una possibilità, gliela darei. Bene ragazzi, io penso di avervi detto tutto su questa BM40 realizzata da MacVape e Mr. Just Right. Niente, vi ringrazio per aver visto il video fino qui, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Se il video vi è piaciuto, lasciate un enorme like e condividete il video, magari può essere utile a qualcuno che utilizza queste AIO con gli RBA, insomma, che utilizza queste simil billet box. Nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social, quindi ci becchiamo anche sui social. Ricordatevi anche del gruppo Telegram, ultimamente stiamo utilizzando molto il gruppo e insomma lì possiamo chiacchierare tranquillamente. E niente, come dico di solito, perché fumare se possiamo svapare? Grazie ancora, al prossimo video, ciao!